L'assessore Maiorino ha detto oggi che il Comune è disposto a collaborare, a dialogare con chi non vuole Expo, con chi si oppone. Anche voi lo farete? Ma per definizione, ripeto, dopodiché si tratta di capire su che livelli di collaborazione. Io sono convinto delle mie idee perché ho portato avanti questo progetto e quindi dipende un po' su cosa fare. Invito, ripeto, tutti però a rispettare la volontà di quelli che all'Expo vogliono venirci, quindi dialogo sì, però ecco, non creiamo barriere rispetto invece a quelli che sono favorevoli. Quanti sono lo vedremo, però faccio solamente questo appello, dopodiché sul dialogo per forza. Ma non sarà il luogo della repressione? No, non penso proprio, non vedo a cosa ci si può appellare oggi per pensare che sia un luogo della repressione. È preoccupato per l'annunciata presenza di antagonisti e centri sociali il giorno dell'inaugurazione? Ma mi spiace che non, però voglio dire, di nuovo ognuno vede le cose a modo suo, diciamo che più che preoccupato, cioè, io sono preoccupato di tutto, è abbastanza evidente che vivo anche del fatto che la preoccupazione mi tiene attento ad ogni cosa, poi ad ognuno il suo ruolo, su questo aspetto devo dire che però il protagonista è più il prefetto che io stesso.